Buonasera gentilissimi amici di MasterChef, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il nostro programma. Questa serata dedicata all'azienda Colavolpe, i fichi secchi del Cosentino. La Colavolpe è una realtà industriale importante, affermatasi sia in campo nazionale che internazionale. Annualmente entra in azienda più di 1000 quintali di fichi secchi che, grazie ad un'accurata e meticolosa selezione e lavorazione, ad una ricetta tramandata da padre e figlio, che ancora oggi è il segreto dell'azienda, escono trasformati in vere e proprie leccornie che allietano i palati delle genti di tutto il mondo. I raggiunti elevati standard qualitativi sono soltanto una delle caratteristiche vincenti della Colavolpe. In realtà, creatività e passione sono peculiarità esclusive di essa. La continuità nella ricerca, inoltre affiancata alla capacità di innovazioni, sono altri elementi che la contraddistinguono, ponendola ai vertici del settore. Ricordiamo un'azienda dolciaria specializzata nei dolci tipici regionali. Ne parleremo ampiamente perché abbiamo qui con noi il proprietario della Colavolpe, ovvero Dino Colavolpe. Buonasera caro Dino, buonasera, benvenuto. Buonasera. È un piacere, un onore avere mio. La tua azienda qui. Grazie. Qui con noi a MasterChef. È un piacere essere qui e saluto tutti i telespettatori. E faremo vedere con te delle cose, oltre a preparare numerosi piatti con i fichi secchi questa sera, faremo vedere proprio la lavorazione dal fico, come lo vogliamo chiamare, normale. Ma così, diciamo più classico, crudo, più tradizionale. Più tradizionale, vedremo come viene trasformato. Senz'altro. Quindi tra poco, Dino Colavolpe, ti prenderò, ti preleverò. Grazie, e ti porterò senz'altro. Lì a far vedere qualcosa, ma prepareranno i piatti con i fichi secchi questa sera le bravissime Armida e Antonella da Cosenza. Buonasera. Ragazze, benvenute, puntata importante, puntata ad hoc veramente. Quindi sì. Voi vi comporterete. Oddio, Simona, vi comporterete un menù fico, Simona. Guarda, veramente non c'è dubbio. Io non so come le vengono, abbiate pazienza, ma è così, l'hanno disegnato così. E andiamo con il primo piatto del menù. Facciamo dei crostoni. Benissimo. Dei crostoni con gorgonzola e acciughe e fichi secchi. E andiamo a leggere gli ingredienti per i crostoni di acciughe, gorgonzola e fichi secchi. Un pane tipo filoncino, 10 fichi secchi, 5 acciughe sott'olio, 100 g di gorgonzola spalmabile, uno spicchio di aglio, 50 ml di olio extravergine di oliva, 30 g di sale e 10 g di pepe nero. Ok, allora Simona, qua abbiamo i nostri panini che andremo ad affettare. Facciamo delle bruschettine. Allora, togliamo l'estremità dei panini e li affettiamo semplicemente. Ma proprio all'inizio dovevi dire sta cosa, che mo comincia a ridere. Non possiamo cancellare il primo pezzo. Niente, perché siamo in diretta. Scusa, adesso... regia, non possiamo ripartire. No, io adesso continuo a ridere, andiamo avanti, vai. Allora, continuiamo a tagliare fino a... Io l'ho fatto apposta all'inizio, Simona. È stato simpaticissimo. Io ti devo mettere alla prova, no? Infatti, va malissimo. Ma tu sei professionale, sì, Simona. Sì, molto. Andiamo a tagliare. Sto tagliando i filoncini. Facciamo delle fettine. Non molto sottili e nemmeno troppo spesse. Questo può essere considerato un antipasto, un aperitivo? Certo, sì. Come no, Simona? Molto sfizioso e particolare perché ci sono i fichi, come abbiamo detto. I fichi secchi del Cosentino. E li faremo vedere come possono essere impiegati in cucina, veramente dall'antipasto all'aperitivo fino al dolce. È vero, sì. Uno magari non ci pensa, Simona, invece i fichi secchi si prestano anche in cucina, non solo per i dolci ma anche per il salato.
Ora, che cosa andiamo a fare, Simona? Io intanto prendo una placca da forno. Cominciamo a strofinare l'aglio sulle fette di pane. E io rispondo alla prima telefonata della serata. Pronto? Ce l'abbiamo, pronto? Pronto? Sì, buonasera, benvenuta. Senta, sono Mary da Crotone. Sì, Mary. Vorrei un'informazione, perché non invitate più Christoph? No, Christoph è stato invitato, a degli impegni, signora, e verrà Christoph. No, perché era molto allegro, una persona molto... E chi le ha detto che non lo invitiamo più, signora? Chi gliel'ha detto? No, non l'ho visto più. Non l'ha visto più, non lo invitiamo, perché viene invitato spesso e quando vorrà potrà tornare. Va bene, cara signora? Va bene, grazie. Ok, grazie a lei, arrivederci. Buonasera. Prego, ragazze. In allegria, Simona, andiamo a strofinare un po' di aglio sulle nostre fettine di pane e poi andiamo a mettere un goccino d'olio, perché poi queste fettine di pane andranno a tostare in forno in modo tale che si bruschettano, si tostano. Dopodiché, ancora calde, andiamo a spalmarle con del gorgonzola e un trito di acciughe e fichi secchi. Perfetto. Un trito di acciughe e fichi secchi. Fichi secchi, Dino, con la Volpe del Cosentino. L'importanza di questi fichi secchi. Vogliamo parlarne un po' di questi fichi secchi nel Cosentino? Senz'altro. Sicuramente sono dei frutti per tradizione proprio autoctoni delle nostre zone, in virtù del fatto che vengono particolarmente coltivati per tradizione, come dicevo, ma anche per qualità organolettiche molto diverse da quelli che sono gli altri prodotti che vengono dal Mediterraneo, quale la Grecia e la Turchia. Quindi sicuramente un prodotto di diversa specialità rispetto agli altri, in virtù del proprio dei collocati nelle nostre zone devote proprio per questa cultura. Ecco, all'inizio la tua famiglia si dedicava, quindi tanti anni fa, ricordiamo, è nata la Cola Volpe nel... Nel 1900, poi nel 1910 mio nonno già ha elaborato un po' di ricette, per cui insomma ha cominciato a fare quello che era i primi suoi prodotti, no? Ma quali, cioè i fichi venivano impiegati principalmente i fichi, poi voi vi siete, poi parleremo di tutta una serie di prodotti innumerevoli, però all'inizio veramente venivano lavorati solo i fichi. Sì, erano comunque appunto il primo modo, nel modo più semplice era proprio quello di lavorarli secchi e leggermente aprirli e farcirli con delle cose nostre tipiche, tipo le mandorle, le noci, no? Quindi questo era l'inizio del e poi parleremo adesso con te, ci spiegherai come si è evoluta la tua azienda nel corso del tempo. Allora, Simone, abbiamo affettato i nostri panini filoncini, li abbiamo strofinati con uno spicchio d'aglio tagliato a metà, un pochino di olio d'oliva. Ora li andiamo a infornare a 220 gradi, il tempo che si tostano, per non più di 10 minuti. Non più di 10 minuti, pronto? Pronto, buonasera. Buonasera a lei, signora, buonasera. Sono Pina da Catanzaro. Pina, buonasera, benvenuta. Volevo dire complimenti ad Antonella, il figlio ha fatto i limoncelli, gli spiedito, se no con i dispositivi. Grazie, signora. Grazie. Stasera stai attenta ai fichi secchi. Segniamo il menù che poi è un menù. È un menù particolare con i fichi secchi che verranno impiegati dall'antipasto al dolce. Va bene. Una volta li facevamo anche noi. Ha visto, l'azienda con la Volpe ci pensa per noi oggi, ecco. Sarà un menù bello e particolare. Grazie, cara Pina, ti ringraziamo. Buona continuazione. Ciao, grazie. Buonasera. Grazie mille, ciao. Allora, Simone, abbiamo detto che mentre le nostre fettine di pane stanno in forno, poi andranno farcite, giusto? Sì. Quindi facciamo un trito di acciughe sott'olio e fichi secchi. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, sono Maria Teresa di Acqui. Maria Teresa, buonasera, benvenuta. Buonasera. Bentrovate, Antonella Armida. Buonasera. Buonasera. Ciao. Io ho acceso come un pochettino delle tavole. Che cosa avete fatto prima? Se gentilmente me lo potete spiegare. Allora, stiamo cominciando con dei crostoni con gorgonzola, acciughe e fichi secchi. Però è lo stesso, sono fatti con quei panini come l'altro giorno. Sì, bravissime. Lo stesso procedimento dell'olio in quel modo. Sì, soltanto che stavolta invece di farli marinare in olio, sale e pepe,
li abbiamo semplicemente strofinati con un po' d'aglio e poi un po' d'olio messo a crudo. E ora stanno... dire, scusami se ti interrompo, no, quando ci mette la madre natura... Per...